quando vuoi. Salve ragazzi, benvenuti su Pino di Luzio. Sono le 18.52 del 8 ottobre. La città ve la dirò alla fine, ragazzi. Oggi voglio parlare di una cosa che mi ha angosciato, anzi mi angustia da quando sono nato. Per l'ennesima volta, di domenica mattina alle 8, sento suonare il campanello di casa e chi so rompe i coglioni sempre con le tue cazzo di vecchi di merda che mi fanno, mi busso, toc toc, sui libri, apri la porta e mi spalanca sto cazzo di giornalino, scritto svegliatevi. Io gli ho detto, ma svegliate te, brutto zoccolo di merda, voglio dire. Che te svegli, voglio dire, la domenica fammi dormire, lavora tutta la settimana, non l'ho capito, voglio dire. Ma qui c'è la parola del Signore, ma chi sei te? Sono il testimone di Geova, ancora te rompemi i coglioni, il testimone di Geova, che c'è scritto su tutti i giornali, andate a vedere Rocco Politica, un ex vescovo del testimone di Geova, che sta gente va a raccogliere i soldi da tutti i praticanti, che è una specie di setta, voglio dire, una congrega della chiesa che hanno l'economo a Roma, che è della Pentel, più di lì, che raccimano tutti i quadrini di ogni congrega, di ogni circoscrizione, di ogni città e tirano fuori i soldi. Le chiese le fanno col sudore dei credenti, che i credenti stessi quando vanno in chiesa devono pagare un biglietto d'ingresso e questi soldi vanno poi dopo raccolti da parte del presidente di circoscrizione, della congregazione del loro paesino, quando vanno a Modena, vanno a Bologna, addirittura negli stadi, poi raccolgono i soldi, raccontava Rocco Politico, i dash distribuiti per ogni 10 metri, dash per quelli del detersivo, pieni dei quadrini, aveva raccolto in una manifestazione religiosa oltre 90 milioni di lire, questo vi parlo di 20, più di 20 anni fa, voglio dire, pensate che roba, e poi probabilmente vengono tutti assegnati a Berti, che non si sa dove che ne fanno. Però si sa che loro danno anche, c'hanno dei medici, naturalmente il testimone dice anch'essi, i quali poi davano le ricette dei farmaci che tenevano dentro di loro studi, naturalmente i farmaci che ti distribuivano, che erano dei farmaci che non si sa se erano omeopatici, di che natura, se andavano tenuti in frigo, fuori frigo, non si sa cos'è. Però dovevano prendere questi farmaci quando venivano, subivano delle operazioni, o prima di essere operati, o quando andavano a prendere cure mediche, c'erano i loro medici per la medicina, che erano quelli e assistiti da quelli. Logicamente questi qua gli veniva fatto un indottrinamento fin da piccoli per educarli a come plagiare le altre persone. Andate a vedere Rocco Politi su 2000, Puretto, perché logicamente se vorrei tu non ci avranno mai a parlare con gente perché sono scomodi. E facevano vedere che avevano delle schede che dovevano compilare per quanto questi ti vengono a svegliare la mattina con su scritto svegliatevi. E io dico basta, ma della merda, siamo nel 2012 ancora con questi cartelli. Prima era tutto adeguato, adesso gli anni ci prende anche per il culo, cioè di domenica mattina, non lo so io ragazzi, io non sono intollerante, ma con chi mi rompi i coglioni, sulla mia privacy sì, perché io o vi denuncio, o vi piastorcolate, perché mi avete rotto il cazzo, cioè io sono a branco, abbraccio una religione, ci vado io stesso per far passare quella fede, non è che mi si deve venire una domenica mattina alle 8 a svegliarmi ragazzi, con questi che hanno tutto penna e foglio, mi guardo se sono il cane dentro casa, il gatto, se ho figli, scrivono in modo tale che la domenica dopo mi fate pure gli stolti, non è che c'è un animaletto a casa, ho brutto coglione, ci sei venuto la domenica prima, non è che lo so, sono un mentecatto che mi scordo che ti sei passata anche domenica prima, anzi purtroppo me lo ricordo, e adesso io siccome sono una persona civile, non ti più storcolare, però voglio dire, sappi che io mi muoverò attraverso vie legali per denunciarti per stolti, perché rotti i coglioni, ok? E quello svegliatevi, ve lo metto nel vostro ano, ok? Sapete cos'è l'ano, perché voi non avete fatto in psicologo, sapete quello, verbalizzare tutto quello che vedete dentro la mia casa, nella mia testa, per poi studiare il conto vostro la prossima settimana. Ma come mai è 20 anni che non siete riusciti a cavarci un ragno da un buco, quindi non rompete più i coglioni, non passate più. Adesso vi prendi i statini, vi devo dare la paghetta al contentino perché avete fatto i statini, avete rotti i coglioni, siete una congrega dei matti, siete 220.000 persone che credono che questo testimone di Geova in tutta Italia, che siamo più di 60.000 abitanti, e più non diventerete, avete fatto una loggia massonica a Modena, della sala del regno mega gigantesca, con i soldi dei puori sventurati, dei puori imbecilli, che gli avete plasmato il cervello con le vostre idiozie mentali, voglio dire, perché struttura
va la regione, si va l'altra regione, siete uno stupido. Allora io vi dico, aspro molte, la prossima volta quindi ragazzi che vi bussano l'altro mattino, come ha fatto a me ieri, domenica mattina, con la più svegliatevi, portatevi su Aspro Monte, se non sapete dov'è che cliccate sul mio canale vi do la strada e tutto quanto, che lì non li trovano più. Dopo vediamo se la settimana dopo, siccome non hanno verbalizzato, c'è qualcun altro che dirà com'è che non hanno verbalizzato. Aspro Monte, metto un muro, li mettiamo lì sottoterra. Perché mio nonno diceva, dalle querce, le mele arance, non l'ha mai fatta, fa sempre le chiambe. Arrivederci. Ci vediamo ragazzi, Montignano è bellissima.